Bentornati su Denomod, vi propongo oggi il quarto episodio per quanto riguarda la serie del Carnosauro Troglodon. Questo vi ricordo che è un episodio che sarà molto più completo degli altri perché riguarderà la parte centrale, ovvero come magnetizzare il corpo del Carnosauro. Per quanto riguarda i video precedenti, vi invito a guardare nelle schede qui in alto, potrete vedere quelli che sono appunto i link ai video realizzati precedentemente riguardanti appunto questa serie e poi vi ricorderò che questa non è l'ultima puntata per quanto riguarda la serie Carnosaur Troglodon, in quanto ce ne sarà minimo un'altra e ne aggiungerò un ulteriore se sarete interessati, perché ovviamente questa riguarderà i Carnosauro, la prossima invece di questa serie riguarderà il Troglodon, in quanto la magnetizzazione sarà per la maggior parte uguale per quanto riguarda la parte interna del modello, ma che vi riproporrò. Ma la parte della testa e del modello a cui viene collegato cambierà in modo un po' particolare, quindi avrà la necessità di avere un ulteriore video per spiegare anche quella parte. Quindi possiamo cominciare. La prima parte di questo video riguarda appunto la parte interna, perché sarà quella che dovrete creare prima di poter andare poi avanti con il resto della magnetizzazione. Ovviamente questa parte, così come quella successiva, sarà necessaria se siete interessati a magnetizzare la parte per quanto riguarda il trono, cioè la possibilità di mettere e togliere tramite magnete il trono che poi verrà a ospitare il Sauro veterano o il Sauro anziano che ci andrete a mettere sopra. Lì starà a voi decidere se siete interessati a usare questa parte o meno. In ogni caso, dato che questa sarà appunto una serie completa che proporrà il Carnosauro e il Troglodon come magnetizzazione dello stesso modello, io farò in modo di poter cambiare la parte dorsale e quindi anche la possibilità di mettere o togliere il trono stesso. Quindi questa parte dovrà essere necessaria per poter poi accedere a quella che è la parte ventrale e quindi preparare la parte appunto per la messa in posa del trono. Ed ecco che qui è una cosa importante da fare, in quanto in questo momento qui voi avrete le due parti separate del modello e io vi consiglio nettamente di non incollarle, perché altrimenti la procedura sarà o molto difficile o quasi impossibile senza rovinare tutto il modello stesso. In ogni caso, per realizzare questa parte voi dovrete mettere in contemporanea la possibilità di utilizzare appunto il trono. Quindi voi preparerete prima il trono a sé stante. In questo modo voi potrete, usando o dei magneti o del patafix oppure un elastico, fare in modo che le due parti del modello combacino e in questo modo stabilire i punti. Qui vi consiglio, nel caso di pensare a indicare con un pennello, qualcosa che indichi esattamente il punto dove dovrete mettere il magnete e la posizione sopra del trono stesso, su cui appunto ci sarà il cavaliere. Ecco che voi dovrete posizionare adeguatamente chiudendo e individuare i punti dove andranno messi i magneti relativi. Tenete conto che dovrete anche stabilire esattamente in quali punti andrà messo i magneti nel trono, che dovranno corrispettare ovviamente i magneti che metterete qui. Quindi questa parte e la seconda parte saranno un po', diciamo, andata e ritorno. Voi potete evitare di magnetizzare subito il trono e aspettate di aver magnetizzato i punti per quanto riguarda il corpo interno, ma controllare i punti man mano che voi mettete i magneti in modo che corrispondono a dove andrà il trono, io vi consiglio di saltare da questa parte al trono di volta in volta, in modo da avere un corrispettivo e avere un maggiore ancoraggio di quello che sarà il trono sul modello e quindi avere un maggior corrispettivo man mano che realizzate fuori perché l'attacco sia più forte. In ogni caso vi ricordo che questa è una parte che forse è quella dove dovrete prestare maggiore attenzione, in quanto appunto è quella in cui voi andrete a essere più delicati. Perché? Perché il posizionamento dei magneti interni in questo caso qui sarà molto diverso dal solito. Normalmente vi chiedo di pareggiare i magneti con i magneti, ovvero le stesse dimensioni che riguarda la larghezza del magnete sarà la stessa per tutte e due. In questo caso invece i magneti che andrete a porre all'interno del corpo del Carnosauro
saranno più grandi rispetto a quelli che metterete sul trono stesso. Perché? Perché uno, ci sarà maggior distanza tra i due magneti. Due, essendo la superficie curva, a voi servirà una superficie più ampia e maggior potenza per quanto riguarda quella che è la trazione magnetica che potrete esercitare tra i magneti e quindi all'interno del corpo è l'unico punto dove potete giocare su questa parte, ovvero sull'amplificare la potenza dei magneti che andranno a catturare la potenza magnetica per quanto riguarda il trono stesso. Quindi per i magneti all'interno del corpo io vi consiglio dei magneti da 3x2, quindi 3 mm di diametro e 2 mm di spessore. Potete usare anche dei magneti più grandi per quanto riguarda lo spessore. Per quanto riguarda invece la larghezza, se siete abbastanza precisi nel posizionare i magneti, non vi consiglio di aumentare la larghezza dei magneti, in quanto la superficie molto curva all'interno del corpo del carnosauro, diciamo, sfasserà abbastanza il posizionamento dei magneti, quindi rischierà di aumentare la distanza. Quindi alla fin fine non è, secondo me, il modo preferibile per sfruttare la potenza magnetica stessa dei magneti in questione. Ecco che quindi questo dovrà essere fatto per i quattro punti, in quanto sì, è vero che tecnicamente potreste usare solo due magneti per posizionare il trono, ovvero quelli due posteriori, in quanto il peso per la maggior parte verrà a essere posizionato sulla parte anteriore, quindi aggrappando la parte posteriore avrete maggior presa. In ogni caso io vi consiglio di farlo su tutti e quattro i punti, in quanto grazie a tutti e quattro i punti avrete maggiore stabilità, altrimenti una volta che posizionate il modello soprastante del trono più il cavaliere non avrete così tanta sicurezza che possa essere gestita la cosa. Ovviamente la potenza magnetica non sarà sufficiente a permettervi di spostare tramite trono tutto il modello, però avrete comunque la possibilità di usare il corpo, quindi non è necessaria una cosa del genere. Il trono è più una decorazione che potrete togliere e mettere e quindi sfruttare la cosa in questo senso. Di nuovo vi ricordo di fare molta attenzione quando posizionate i magneti e non sarà necessario sfondare tutta la parte, vi basterà semplicemente scavare con un driller, con un trapanino a mano, fino a che appunto non rischiate di fuoriuscire. State molto attenti perché appunto le scaglie dall'altra parte sono molto delicate per quanto riguarda la deformazione, quindi dovete fare procedere con calma e cautela alla cosa. Eventualmente prima usate un punto ruolo per dare il punto esatto in cui mettere poi il driller per scavare e rifinite con calma. Eventualmente poi potete usare un qualcosa piatto tipo un cacciavite oppure qualcosa per diciamo appiattire leggermente la zona, stando molto attenti. Lì sta a voi e alla manualità che avete per realizzare questo determinato tipo di approccio. Ripeto, questa è la parte più delicata di tutto il modello, il resto è molto più semplice e molto più facile da realizzare. In ogni caso è un qualcosa che dovete tenere in considerazione. Quindi questo è quello per quanto riguarda la parte all'interno del corpo del carnosauro stesso. Ed ecco la seconda parte. Vi ricordo che questa parte è praticamente complementare alla prima, in quanto i passaggi tra la prima e la seconda sono quasi necessari. Potete scegliere di fare solo la prima o solo la seconda prima e dopo oppure alternare. Io personalmente ho preferito alternare per avere sempre una visione del processo man mano che veniva realizzato. Questo è però la mia decisione per come procedere. A voi quello che andrà più comodo. Se volete prima magnetizzare il trono e poi magnetizzare il corpo, dato che avete già i magneti posizionati nel trono, sta a voi. In ogni caso vi consiglio di fare molta attenzione a come procedete, perché questa, ripeto, per quanto riguarda la prima parte è la parte di precisione. Però il trono, questa parte qui, sarà necessaria per quanto riguarda la prima parte, quindi state molto attenti a questi dettagli qui. Ecco che per quanto riguarda la parte per il trono stesso, io ho deciso di posizionare i magneti nella parte più interna, dove avevo maggior spessore. In ogni caso mi sono trovato in un caso specifico a dover utilizzare per uno dei magneti posteriori un magnete leggermente più debole e posizionato più indietro, perché la parte in cui il magnete poteva andarsi a porre era più sottile. Ecco che quindi questo è un qualcosa che va valutato in base all'accuratezza e al posizionamento in cui vorrete posizionare appunto i magneti stessi.
Il magnetico utilizzato per questo modello sono magneti da 2x2 e in un caso da 2x1. Se siete interessati, poteste provare anche a utilizzare dei magneti da 3x1 nel caso dei magneti più posteriori, però sta a voi decidere se vale la pena. A mio avviso, data la curvatura del modello, non è il caso di andare oltre i magneti 2 mm per di diametro, quindi qui appunto è una mia decisione per quello che è il modello stesso. Tenete conto che però qui va molto un po' a scelta. Io personalmente ho preferito usare all'interno del modello del Carnosauro dei magneti da 3x2, come vi ho già detto appunto nella prima parte, e qui invece dei magneti da 2x2 per avere in questo modo maggior potenza magnetica, in quanto la parte di plastica che separa le due parti di magnete, ecco che appunto verrebbe interferire. E dato la superficie curva, avendo una magnete più grande nella parte inferiore, posso sfruttare meglio l'aggancio magnetico stesso. Altrimenti rischio che se non combaciano esattamente i posizionamenti, ecco che rischia di esserci un effetto non proprio massimo di attrazione magnetica e quindi rovinare l'aggancio stesso magnetico che si può ottenere. Questa, quindi, insieme alla prima, è una parte molto soggettiva in base a come volete posizionare i magneti e non c'è una regola specifica. Quello che vi suggerisco io è in ogni caso di valutare come procedere, ovvero se magnetizzare la parte del trono, magnetizzare prima la parte interna, prima di magnetizzare, ma dopo avendo individuato i punti esatti in cui vorrete, oppure procedere in alternato con la magnetizzazione. E quindi man mano vedere dov'è la parte preferibile per avere un maggior aggancio magnetico e posizionare quindi i magneti stessi alternando man mano tra corpo e trono. Qui sta a voi decidere appunto cosa fare per poter realizzare la cosa. E qui possiamo concludere praticamente la seconda parte e procedere con la terza. E ora qui abbiamo la terza parte. Questa in realtà è la parte che da un lato è la più semplice da realizzare, dall'altro è la più rognosa e problematica. Perché? Perché qui abbiamo, se avete seguito la prima parte del video, quindi quella è la parte riguardante l'interno del corpo del Carnosauro, da mettere un ponte e poi il magnete al ponte stesso. E questo è un problema perché? Perché mettendo quel magnete lì tenderà ad andare sui magneti che sono circostanti. Quindi dovrete prima decidere la posizione in cui metterete il magnete sulla parte dorsale, quindi su quella che potrete cambiare per far diventare la parte dorsale da quella del Carnosauro a quella del Troglodon. E questa, una volta scelta la posizione del magnete che potete vedere qui sopra, quindi appiattendo un attimo la sistemazione, poi usando un magnete per inserirlo in quella posizione specifica, qui vi consiglio di guardare molto bene dove volete inserire il magnete, in quanto questa posizione vincolerà quella dell'altro che sarà sotto il ponte che verrete a creare. Ecco che mettendo il magnete nella parte dorsale, io vi consiglio di metterlo nella parte un po' più alta, in modo che sia più o meno al centro di quella che è la posizione per quanto riguarda il posizionamento dei magneti per il trono soprastante. Questo perché? Perché in questo modo qui potrete, anche usando il ponte, poi andare a usare una mano o altro per poter togliere da dentro, quindi inserendo il dito nel corpo e sollevando da dentro, la parte dorsale per quanto riguarda il Carnosauro. Vi consiglio questo sistema perché? Perché per quanto riguarda la parte del Trogon sarà molto facile toglierlo in quanto avrete la vela dorsale che vi permetterà di togliere direttamente da lì e quindi non avrete problemi per quanto riguarda la rimozione. Per quanto riguarda invece la parte del dorsale del Carnosauro, ecco che qui avrete un problema dovuto al fatto che tenderà a essere abbastanza piatto, quindi non avrete sulla parte superiore una superficie da utilizzare per poter togliere la parte dorsale stessa. Ecco che qui appunto vi converrà da dentro entrare e sollevare un attimo per rimuovere il pezzo, togliendo la testa ovviamente che sarà parte successiva di questo video. Ecco che quindi questa parte qui è la parte diciamo un po' più delicata, dovete scegliere il punto dove inserire magnete. Una volta che avrete scelto il punto dove inserire magnete, vi consiglio di cominciare a posizionare nella posizione appunto sottostante al magnete
una fascia di cartoncino. Io ho utilizzato una parte di biglietto dell'autobus, ma potete usare qualsiasi cosa. Vi consiglio di usare comunque una sorta di ponte che sia un po' flessibile. In questo modo qui avrete meno problemi poi per quanto riguarda il magnete stesso. Se è rigido, rischiate che il tutto vada a togliersi molto facilmente e altrimenti dovreste usare della colla preplastica. Dato che io non sono molto a favore di utilizzo di questa cosa qui, in quanto preferisco avere reversibilità nel poter mettere e togliere i pezzi, ecco che preferisco usare un sistema come quello del biglietto dell'autobus, che è facilmente rimpiazzabile e inoltre mi permette di togliere e cambiare eventualmente magnete sottostante se dovesse esserci problemi. Vi ricordo inoltre che questo magnete qui, io ho scelto di usare un magnete di 3x2 mm, in quanto magneti più grandi come diametro rischiano di sforare e quindi di non essere perfettamente compatibili con la parte dorsale stessa, che è abbastanza limitata come ampiezza. E per quanto riguarda lo spessore, per evitare di andare a inficiare la parte superiore del corpo del parte dorsale. Quindi questa secondo me è la dimensione migliore per quanto riguarda mettere la parte dorsale. Piuttosto per sfruttare per quanto riguarda la forza magnetica, vi consiglio di andare a utilizzare un magnete più potente sotto la parte del ponte che dovrete inserire. Ecco che qui io per esempio ho usato un magnete da 5x3 mm, quindi 5 mm di diametro e 3 mm di spessore, per poter avere una maggior presa e quindi non avere il modello che la parte dorsale che si muove indipendentemente. Quindi in questo modo qui appunto non avrete problemi. Vi ricordo di prestare attenzione quando posizionate il magnete, quindi vi consiglio di fare prima quello della parte dorsale e poi quello sotto il ponte. In questo modo qui avrete più facilità nel poter individuare appunto la zona esatta dove andare a posizionare il magnete e soprattutto avrete maggior controllo sullo stesso. Se fate il contrario, rischiate di avere problemi a individuare poi il soprastante, quella che è la parte dove andare a inserire. E quindi appunto non è il caso, perché da una parte avete un ponte flessibile che è facilmente modificabile, dall'altra parte avrete il problema che una volta cavato non potrete ricostruirlo decentemente, quindi non ve lo consiglio in quel senso. E di nuovo vi ricordo che stabilire quale sia la condizione migliore per cui inserire il ponte è fondamentale. Perché? Perché se inserite un ponte che è troppo fragile tenderà a strapparsi facilmente. Se è troppo rigido rischiate che isoli una parte della forza magnetica che richiederà e soprattutto che vada a inficiare quello che è il posizionamento dei magneti. Semplicemente è una questione di scelta. In ogni caso, un cartoncino sottile, ripeto, come quelli dell'autobus o simili, dovrebbe essere sufficiente. Io ho utilizzato quello e sinceramente mi sono trovato senza problemi, quindi ve lo ripropongo. In ogni caso, se trovate altre alternative, eventualmente potete scriverle nei commenti qui sotto per suggerire ad altri o a me stesso eventuali altre opzioni per utilizzare questo tipo di progetto. E ora qui abbiamo la parte 4 di questo video, che è la parte più facile da realizzare, ma anche da un lato la più lunga da realizzare, in quanto dovrete attendere che il magnete sia molto ben incollato alla parte e in questo modo fare che il magnete stesso rimarrà in posizione in modo tenace. Questa parte ve la consiglio di realizzare in ogni caso una volta che avrete incollato le due metà, in questo modo tenendolo agganciato. In realtà potete farlo anche senza, però diventa un po' più difficile il posizionamento. Per la scelta dei magneti, io ho usato un magnete cubico da 5x5 mm per la parte interna del corpo. Questa io vi consiglio di utilizzare poi degli altri magneti da 5x5 mm una volta che avete scelto la parte e posizionata adeguatamente col verso corretto. In questo modo voi potete usare nella parte interna il magnete che volete posizionare. Nella parte esterna, una volta che appunto avete posizionato il magnete, potete sfruttare la potenza magnetica maggiore degli altri magneti per tenerlo maggiormente in posizione e fermo lì, senza che questo rischi di andare, magari spostandosi, ad agganciarsi ai magneti nella parte superiore del modello stesso. Quindi vi consiglio di realizzare una cosa simile e in questo modo avere una maggiore assicurazione che il magnete rimanga in posizione stabile e ferma finché voi realizzate questo progetto stesso.
e quindi non avrete che il magnete rischia di magari staccarsi perché ha tirato maggiormente, avrà una forza magnetica che lo attira maggiormente verso il basso e quindi potrete sfruttare meglio le due opzioni. Ecco che questa è una cosa che appunto vi consiglio di realizzare come trucchetto per mantenerlo in posizione stesso. Questa è per quanto riguarda la parte interna. Per quanto riguarda la parte invece che va sulla testa, qui io vi consiglio di utilizzare un trucchetto, ovvero c'è un punto esatto che potete vedere che permette di posizionare il magnete in modo che abbia una superficie maggiore, data la curva che si viene a creare, e permette al magnete di stare in posizione molto ferma. Inoltre, dato che quella posizione coincide perfettamente con un avvicinamento veramente molto alto al magnete cubico, ecco che posizionandolo lì potrete sfruttare la cosa in modo che sarà la stessa forza magnetica degli stessi a poter mantenerlo in posizione. Qui appunto c'è il trucco che sfruttando questa posizione specifica, poi la parte centrale della testa che ha due piccoli fuoriuscite sferiche che permettono appunto di tenerlo fermo come posizionamento nella testa, permetterà che vi basti solo mettere questo magnete per tenere tutta la testa ferma in posizione una volta che andrete a posizionarla ad incastro. Quindi vi consiglio di seguire questo piccolo trucchetto. Ridurrete in questo modo il numero di magneti che vi sarà necessario. Inoltre vi ricordo che nella parte superiore avete già riempito di magneti praticamente, quindi andare a posizionare un ulteriore magnete in quella posizione non è, a mio avviso, la scelta migliore per poter proseguire le opzioni. Questo ovviamente se volete seguire il procedimento che ho realizzato io. Se voi avete qualche altra idea a riguardo, vi invito a commentare qui sotto e a scrivermi a riguardo se avete altre opzioni per questo tipo di posizionamento della testa. Personalmente io ho preferito usare questo sistema perché l'ho trovato molto interessante e utile. Eventualmente ci sarebbe la possibilità di usare lo stesso trucco che ho usato per la parte dorsale anche qui, ma ripeto, io volevo tenere aperto questa parte e ridurre le superfici chiuse. In ogni caso c'è l'altra opzione se siete interessati, quindi eventualmente potrete usare quella. Non ve la consiglio perché non avrete in questo modo un posizionamento così saldo della testa stessa. In ogni caso, ripeto, è una vostra scelta. Per quanto riguarda il magnete che ho utilizzato all'interno della testa, è un magnete da 4x2 mm che va perfettamente a posizionarsi ed essendo un pelo più piccolo del magnete da 5x5 mm, i loro campi magnetici riusciranno a sovrapporsi e quindi ad attrarsi senza molti problemi. E quindi a essere un po' più utili per quanto riguarda il posizionamento. Se usaste uno da 5 mm avreste qualche maggior problema perché il posizionamento non sarebbe così esatto e quindi vi consiglio di utilizzare quindi questa coppia di magneti in questo caso specifico. E per la quinta parte ecco che ci sono le proposte per quanto riguarda diverse magnetizzazioni che potrete ulteriormente andare a inserire. La prima, che forse la più diciamo interessante, potrebbe essere per quanto riguarda la coda. Vi ricordo che io ho utilizzato la coda a parte singola per realizzare un modello interno nuovo, quindi io ho scelto di base di andare a incollare, in questo caso e non magnetizzare, la coda a due punte su questo modello. Mentre per quanto riguarda la coda singola, voi potete trovare di cosa ne ho fatto nel video qui sopra, che è appunto parte di questa serie stessa. Ecco che quindi questa è la prima opzione di modifica. Altre modifiche eventuali che potete utilizzare sono la magnetizzazione del cavaliere stesso, che potete vedere come opzioni di magnetizzazione in quello che è neferata e lo scinco, che sono due opzioni per magnetizzare il cavaliere in modo da riutilizzarlo per cavaliere singolo, però in questo caso farlo diventare a piedi, oppure per quanto riguarda avere una maggior forza magnetica e quindi posizionare il magnete sotto il sedere del cavaliere stesso e quindi rendere più sicuro il posizionamento del cavaliere. Sinceramente, dato che sta abbastanza bene dov'è, non ho trovato il motivo di, in questo caso, magnetizzarlo in quel posizionamento. Invece, per quanto riguarda quello per trasformarlo in modello a piedi, è un'opzione che voglio realizzare successivamente. Se volete, vi farò vedere anche a riguardo di un video relativo. In questo modo potete vedere anche il video specifico a riguardo.
In ogni caso è praticamente uguale come idea a quella che ho realizzato nel video riguardante lo shinko. Ecco che l'altra opzione è appunto magnetizzare la base, cosa che io personalmente sto facendo perché in questo modo è più facilmente riponibile il modello rispetto ad avere la base stessa incollata. Non è una cosa necessaria. Io ho realizzato un video per quanto riguarda le nuove tecniche per la base che sto utilizzando e ho realizzato appunto la stessa strategia in quel video e qui diciamo se volete posso proporre un video nuovo e mostrarvi come ho realizzato appunto la cosa qui, però l'idea è la stessa. Se siete interessati ve lo realizzo in ogni caso e così potrete vedere effettivamente qual è la situazione a riguardo. Vi ricordo in ogni caso che questo non è l'ultimo video di questa serie, in quanto ce ne sarà almeno un altro per quanto riguarda la parte del trogonon, quindi come magnetizzare per ottenere la parte trogonon del modello stesso, e quindi avrete possibilità di accedere al video completo, alla serie completa di questa serie per quanto riguarda i Kanosaur Troglodon. Vi ricordo che se siete interessati ad altri video per quanto riguarda questa serie, di scrivere qui sotto in modo da poter darmi un punto di riferimento su quello che volete vedere come opzioni ulteriori per la magnetizzazione di questo modello. Da Dynamod per questo video è tutto. Vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video, oppure se siete interessati a semplicemente segnalarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamod è tutto, alla prossima!